Carlos Sainz e la Ferrari iniziano in salita al secondo fine settimana della stagione di Formula 1 con il prossimo Gran Premio in Arabia Saudita dopo l'apertura in Bahrain, dove la Red Bull ha dominato. Il pilota spagnolo di 29 anni avrebbe dovuto partecipare all'incontro con i media a Jeddah mercoledì, ma ha dovuto rinunciare lasciando il compito al suo compagno di squadra Leclerc, affiancato da Russell, Stroll, Hülkenberg, Tsunoda e Bottas. La Ferrari ha comunicato che Sainz non si sente bene, motivando così la sua assenza dalla conferenza stampa. Inizialmente Sainz si è recato al circuito di Jeddah, ma a causa di indisposizioni è stato costretto a fare ritorno in albergo per recuperare al meglio in vista dello stress fisico previsto per il giorno successivo, quando salirà nell'abitacolo della Ferrari. Questo è un anno cruciale per Carlos, che cerca di mettere in gioco tutte le sue carte per ottenere un posto in una squadra competitiva di Formula 1, dopo l'addio della Ferrari che lo sostituirà con Lewis Hamilton dalla prossima stagione.